Io non ho parole. Nel senso che va bene, cioè, io sono carica anch'io stasera, particolarmente, però non ho parole. Lo spam che c'è stato stasera praticamente non ha eguali nelle storie di questo canale. E benvenuti a quelli che ci sono già. Allora, il piano di stasera, oggi bisognava gemmare più del solito, ma perché? Come mai? Cioè, per qualche motivo particolare? Il mood è quello. Ah, ok, ah, no, sì, siamo carichissimi, a balestra, a balestra. Allora, dopo gli eventi di ieri sera, onestamente sono molto carica anch'io, nel senso che intanto non mi aspettavo assolutamente che saremmo riusciti a fare la sentinella dell'albero e non immaginavo che sarei riuscita ad infilare tutte quelle cose che abbiamo fatto ieri sera. Sono molto molto contenta. Stasera si gira un po' nella zona di Colle Tempesta, che io non ho ancora visto bene. E in realtà, prima di girare la zona di Colle Tempesta, facciamo un attimo un giro in una zona che io ho esplorato off screen. E ok. Che vi devo dire due cose che ho fatto off-screen ieri sera, delle quali sono particolarmente soddisfatta comunque. E direi che andiamo nella schermata di gioco così intanto. Non serve refreshare per il solito scam del mese. Ma vabbè, intanto grazie, Denno. Ma possiamo capire questa cosa del perché le tue sub vengono fuori anche se quando non le fai? Vabbè. Ok, allora prima di cominciare vi dico una cosa, che vi chiedo scusa in anticipo, ma poc'anzi i miei vicini di sopra si sono messi a litigare. Adesso hanno smesso, però prima urlavano. Nel fatidico caso in cui si dovessero mettere a urlare come stavano urlando prima e il microfono li sentirebbe inevitabilmente, io, per amor vostro, mi muterò perché non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Chi c'è? Allora, facciamo un attimo un mega super iper riassunto di quello che ha fatto Lisa ieri sera. Ovvero un cazzo. No, non è vero. Non è vero. Insomma, ho fatto qualcosa. Gioco, non crashare, please. Non crashare perché è uscita la patch oggi. Se crashi, io urlo. Ecco, dai. Allora, non ho sentito quello che mi hai detto perché è venuta zia a dirmi una cosa. Ho detto che vorrei capire perché le tue sub partono sempre anche se non le fai. Vorrei capire. Allora, signori, Lisa ha una nuova arma da flexare, che è stata sottratta a quella merda. A quella merda che era nella galera. Ma la cosa divertente è stata che durante la live mi avete fatto scendere, perché io non volevo scendere, perché già presagivo che avrei preso le menate. E in live non ci sono riuscita, ve lo ricordate? Non l'ho fatto. Tipo, l'ho provato 4-5 volte, poi ho detto fanculo, andiamo avanti. Ieri sera, letteralmente, chiusa la live, faccio. Vado ad aprire il. Vabbè, parliamo bene, dai, su via. Vado a uccidere quel malfattore, quel marrano nella galera. Tempo due try ed è morto. Al che, ovviamente, sono partite le bestemmie, le come
come possiamo dire senza essere troppo volgari, gli epiteti, e però io sono contenta perché io oggi quello tuo l'ho fatto first try, ma perché gli ho dato fuoco? No, cioè io non gli ho dato fuoco, semplicemente che cosa ho fatto? Che ho fatto il contrattacco in difesa e lui evidentemente finiva abbastanza staggerato. Perché tutte le volte si bloccava e io riuscivo a fargli più colpi. E non riesco a capire come nella mia mente, nella mia testolina bacata, io non abbia pensato di poter fare la stessa cosa ieri in live. Ma va bene, ognuno fa i propri errori. E quindi bene. Adesso abbiamo un'arma fighissima che io devo aver potenziato, se non sbaglio, deve essere a più uno. Esatto. Perché purtroppo non posso fare di più al momento, e nel senso che non ho il materiale per potenziarla a più 3. Mi sembra che vo ci voglia. Com'è che si chiamava? Qualcosa funereo. Sì, avevo un nome strano. Però. Nel qualsivoglia caso mi serva un'arma più leggera, perché con questa se mi metto lo scudo sono in fatroll. Adesso infatti non ce l'ho. E ho potenziata più 3 quella che avevamo prima, ovvero questa. Questa. E ho anche trovato delle cose molto carine, tipo questo. E niente. Allora. Prima di andare a Colle Tempesta noi dobbiamo andare in un punto che io ho fatto off screen, ma poi mi hanno detto no, non andare più avanti di così. Questo fallo in live. Quindi noi andremo senz'altro. 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 Qui. Spero che fosse quella. E no, non era quella. Era quella. Allora, qua c'erano dei bellissimi personaggi, nonché il proseguo della questline del topino. Cioè, io lo chiamo topino perché non mi ricordo come si chiama. Pardon me, topo. Uomo topo. E lui era qua, che era stato randellato di botte. Ok. E io sono andata qua dentro, ho sconfitto i due boss semi-umani, mi sembra si chiamassero, che erano qui, e poi sono tornata e gli ho dato l'oggetto che ho recuperato, che mi sembra fosse, se non sbaglio, un corredo per cucire della defunta madre dell'NPC. Mi hanno detto fai due boss e poi lascia stare, il resto lo fa in live, quindi noi vediamo cosa fare. Allora, questi li lasciamo stare tanto, sì. Ora tira dritta. L'unica cosa. Vabbè, vedo che il gioco si sta divertendo particolarmente con l'acqua. Ma non avevo quasi dubbi. Ma quell'NPC dici? Io non l'ho mica incontrato. Perché era trasformato in un cespuglio. Io l'ho sentito perché mi ha chiamato. E grazie al buon Fry in the Frame l'ho trovato. Perché altrimenti, se fosse stato per me, probabilmente l'avrei ucciso. No, non torniamo all'ingresso. Oddio. Il nostro vero nemico è il lag in tutto ciò. No, non era qui dentro, era fuori. No, era, tu lo incontravi fuori, che era stato trasformato in un cespuglio. Da dopo ti faccio vedere dove, tipo qui. Qua vicino. Qua, se gli andavi vicino lui ti chiamava, solo che non si vedeva. Non si vedeva.
e bisognava rollarli contro per rivelarlo, perché ovviamente se lo spadavi. Sera Lise Chat, passo per dare un saluto veloce per dire viva i piedini anime, addio. Ok. Oh cazzo. Oh. Unexpected. Una galleria sotto il mare. Oh buon Dio. Tra l'altro la weapon art di sta spadone, di sta spada è molto molto bella. Adesso la sto usando a buco di culo perché non vedo. Aia. È stata proprio una bella idea, Lisa, togliersi la torcia. Io, fin tanto che non vedo, credo che farò così. Chiare pietre. Farfalla ardente. Io ho il sospetto che questo luogo ci porterà solo qualcosa di nefasto, però voi mi avete detto di, quindi io voglio fidarmi. C'è dell'erba. Surimi per tutti. No? What the fuck? Vabbè. Che bello. Bello, bello. Allora, esploriamo. Vediamo un po' cosa ci riserva questo bell'isolotto. Botte? Botte, sangue, violenza, volontà? No. Bello. No. Hai trovato il topo? Luogo di grazia, perfetto. Come si chiama questo posto? Come si chiama? Ho visto una cosa, ma non so che cosa ho visto. Well. Oh, I see. Era questo il posto in cui ti dicevano di usare il cuore. Ma se io faccio come... appunto, ma... Se io faccio come farei in qualsiasi Souls, che è sto cazzo, così, che faccio? Finisco in catapultata Digiworld, oppure no? Aspetta, fatemi guardare se c'è qualcosa È un rituale alla fine, puoi scegliere. No, a me l'unica cosa interessa di non essere catapultata perché già ieri sono successe cose, non cose. Mentre ero fuori live. Tu devi solo donare il cuore all'altare. Vieni, testina. Uè, testina. Non c'ho l'accento io, quindi non posso. Non riuscirei a farlo, però chiunque abbia l'accento... Ma porca. Chiunque abbia l'accento milanese
può benissimo ripeterselo, no? Nella sua testa. Mi butto! No. Anche se devo dire che questo scenario invita molto al nuoto. Sarò onesta. Qua c'è un. Ma tu gli hai dato l'ago? Sì, gli ho dato tutto. Violenza inaudita contro un povero scarabeo. Un'altra tartaruga che lasceremo senz'altro viva per non destare la collera della chat, che altrimenti. Pietra da forgiatura. Sì, infatti io immagino che lo ritroverò da qualche parte, anche se era abbastanza bussato di botte, quindi. Se ammazzi la tartaruga, giuro su Dio, che cavolo! No, non l'ammazzo. Come si arriva a quest'isola? Passando da qui, Shiver. Dalla caverna, vai in fondo, dritto, tiri dritto, e è un passaggio. Direi che ho visto tutto quello che volevo vedere, ma noi chiamiamo il nostro fantastico destriero perché vogliamo di fatto rimanere buggato un altro po', che ne dite? Allora, queste, se cado giuro su Dio che urlo. Allora, niente, qui mi sa che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere, credo. E andiamo a quest'altare. Esamina. Credo di non aver capito. Boh. Cioè, il cuore ce l'ho io. Sì che ce l'avevo il cuore. L'ho ucciso, cazzo, ieri sera. Da usare qui. Ma noi staremo. Forse devo fare qualcos'altro prima. Forse devo fare qualcos'altro. Sto pensando a cos'è che potrebbe. Cioè, ma è abbastanza. Non so. Forse prima di fare il primo boss di trama. Boh, punti interrogativi. Non lo so. Non ci fanno fare quello che dovremmo fare, quindi immagino che proseguiremo. Non penso di dovervi fare vedere nient'altro perché, vabbè, qua mi sono segnata Patches. No, in realtà da Patches ci volevo tornare. Però non ho abbastanza soldi per comprare quello che volevo comprare. E
quindi mi sa che andiamo avanti. Andiamo avanti, signori. Ironico perché... Allora, dunque, ieri sera mi sono fatta una passeggiatina qua, visto che non c'ero ancora venuta. Vabbè, qui il lag, lasciate fare. E non ci sono ancora venuta, ma avevo notato che c'erano i gigantoni. Intendi forse Tatakae? Esatto, Tatakae. Avevo notato che c'erano dei giganti che frullavano qua. E sono andata avanti ancora. E non so perché effettivamente non mi ci sia teletrasportata. Però va bene così. Sono arrivata. Mi sembra che fosse qui. No. Sono arrivata qua, scusatemi, andiamo così che facciamo prima. Ho trovato una capanna in cui c'era un NPC, non ci ho voluto parlare perché ho detto me lo tengo per la live e adesso l'NPC se n'era andato, come sarebbe? No. Ti prego, Dante. Capanna del maestro guerriero, salve maestro guerriero. Not seen you before. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Bella Let me armatura. ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Immagino di sì. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. That's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Oh, ma mi confonde, maestro. Prendi abilità. Oh, wow! Impronta montante, usabile su spade, asce e martelli. Stringi l'armamento e abbassa il baricentro per meglio attutire l'impatto dei colpi. Se seguite un attacco potente. Permette di sì, praticamente fa una specie di colpi in avanti. Questo è il calcio, patches. Patches. Tenaccia. Ancorati al suolo e preparati all'impatto incrementando temporaneamente la stabilità. Grido di guerra, questo lo conosciamo, è quello che fa Letizia Cavallo di non mi ricordo chi. Taglio rotante, abilità prediletta dai guerrieri più abili, fa roteare il corpo infliggendo offendenti al nemico. Premi ripetutamente per eseguire una combinazione di attacchi. Usate su spade, asce. Ok. Impalamento, abilità elaborata per superare gli scudi con le armi da fondo. Passo veloce, non riesco a immaginarmela questa. Non riesco davvero a immaginarmela. Lama tempesta, questa deve essere carina. Abilità perduta di gran tempesta. L'armamento viene avvolto da lame tempestose che possono essere scoccate in successione. Questa sembra figa. Parata. Ma questa mi sa che c'è già. Ho già un'arma che ce l'ha tipo. Forse. Ok, questo armamento non possiede abilità, se l'armamento che impugni nell'altra mano ne possiede una, sarà usata quella. Va bene, allora io onestamente adesso come adesso non mi sentirei di prenderne nessuna se non questa qui o questa, ma non ho abbastanza rune per prenderla. Quindi per il momento aspetto, tanto io ho la weapon art della spada del limiere che adesso mi piace abbastanza e volevo usare quella. Per il momento teniamo quella. Not floating your boat, eh? Well, there's no rock. Ok, io spero che tu rimarrai libero.
La spada del limiere è anche ottima per combattere a cavallo, perché lo fa swing. Infatti l'ho notato, lo stavo per dire io, che mentre prima mi sentivo spastica a combattere da cavallo, invece adesso va molto... Va molto... Adesso mi devo ricordare dove ero andata, però. Dove ero andata ieri sera. Che ho visto una cosa. Ho detto, questa ci ritorniamo, ma... A tempo debito. È qui? Oh sì, è qui. Credo, se non sbaglio, se non mi ricordo male, era qui, mi sembrava, mi pareva. No, era di sopra. Però... Allora, ho quasi paura ad aprirlo, questo qua. Questo... Clown, vieni qua. Ma fatto, non c'è. Talismano, martello. Ah, ecco, ecco, ecco. A proposito. Io ieri ho trovato questo. Questo e adesso anche questo. Potenza degli attacchi basati su ruggiti e soffi. In antichità i giganti erano nemici mortali dell'albero madre. Al tempo i loro ruggiti tonanti sferzavano la terra, scatenando valanghe e tempeste di fiamme. Interessante. I martelli sono particolarmente efficaci contro i nemici equipaggiati di scudo, al punto di essere stati ribattezzati assassini di eroi. Allora, non so effettivamente se ce n'è uno dei due che potrebbe essermi utile al momento, quindi lascerò stare. Io questa porta... Ok... Questa porta... Ah, non si apre, quindi splendido. Quindi Torrent se n'era andato perché mi stavano invadendo. Fantastico. Ma qui? Vuoi mo' che non ci sia un muro illusorio o qualcosa? Un po' confusa. Lo faccio solo per scrupolo, perché so che se lo devo far dopo assolutamente mi dimentico. Direi che siamo a posto. Ecco,
Ecco, io ieri sera ho visto una cosa, non cosa, che dovrebbe essere nei dintorni, ma non mi spiego perché non sia qui. Cioè, è abbastanza visibile, tra l'altro, quindi non capisco davvero. Forse sono dalla posizione sbagliata. È che si vede abbastanza. È abbastanza visibile, come dire. What the fuck? Vabbè, vi lascio stare tanto. Ok, quello mi sembra che sia quello che ho sconfitto ieri sera, che è un altro clown. E allora dov'è la creatura inusitata che doveva essere qui? E ripeto, si dovrebbe vedere bene. Dovrebbe essere abbastanza visibile. O sono io, ripeto, nella parte sbagliata, che potrebbe essere. Potrebbe essere benissimo. No, no, cioè, qui doveva esserci una specie di colosso che non vedo. L'ho visto da lontano e sono scappata io ieri sera perché ho detto questo si fa in live e non c'è. È in giro? In giro? Cioè si è spostato? Prova a passare alla notte, Lisa. Ah, può essere un'idea anche quella. Non ci avevo pensato. Ma io l'avevo visto di giorno. Cioè, l'avevo visto di giorno, ero abbastanza sicura di questa cosa. Ero abbastanza certa. 2 ore a cercare il colosso. Posto di notte, mio Dio. Sto andando giusta, vero? Cioè, giusta. C'era quel posto che non avevo toccato. Guardate a toccare torrent. Non avrò pietà di voi se fate male al mio cavallo. Insomma, quello che mi dispiace, Sassetto. Io mica ho visto cos'era quello prima.
Secondo me si apre quella porta o con un oggetto o con qualcosa che ovviamente noi non abbiamo. No, di qua no. Non mi piace tanto sto posto qui, è troppo buio. Quindi vuoi mo che fossi in un'altra zona e mi sto completamente sbagliando? Quello è il clown di prima che dicevo. Staremo qui a cercare Shadow of the Colossus fin tanto che non si manifesta, immagino. Non credo che lo farà però. Sono molto perplesso. Ci avviciniamo alla strada e andiamo su. Mamma mia, ogni tanto veramente. Il personaggio quando fa gli swing da cavallo sembra spastico. Vuoi vedere che era qua, tipo? Io mi sono proprio fumata male la posizione. No, era giù. Era giù, ma purtroppo per quale motivo, qualche motivo non salta fuori. Mi dispiace, se salta fuori dopo lo facciamo dopo. Ah, giusto, non la posso tenere la torcia perché sto cavalcando. Ok, qua si va giù. No, mi sembrava che fosse proprio qui. Che cosa strana. Vabbè, andiamo avanti, anche perché io qua avevo visto qualcuno. Vabbè, a parte i vampirelli che stanno volando qua, a cui faremo passare immediatamente la voglia di volare. Aia.
c'è qualcuno con cui immagino si possa parlare. Spero, perlomeno, che prima proveremo a intavolare un dialogo. Of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Vabbè, adesso ci dà la stessa cosa. Ok. Io ho un po' paura. Allora, prima di andare di qua, che non sa... Cacchio, fai. Che non sappiamo che cosa succederà. In una sera hai scoperto più segreti della prima zona di me in 6 giorni. E addirittura. Addirittura. No, stavo guardando le mattonelle, scusatemi. Allora, prima di andare di là, che sicuramente succederanno cose, passando sul ponte, io mi ricordo che c'erano delle persone qui, da sta parte. Ma porca... Dove siete? Cenere di guerra, furia di colpi. Ma perché questa persona non fa niente? Merda. Cioè. Vabbè, troppo indietro. Colpo. Un altro infarto. Listo. Dovuto. Vai Aurelia, asserting dominance of Celenterati. Allora. Tra l'altro lo ribadisco. Il fatto che l'abbiano chiamata Aurelia, ispirando il nome dalla specie reale Aurelia Aurita di Medusa, tra l'altro è identica alla specie Aurelia Aurita, e mi piace un sacco. Questa cosa mi fa impazzire. Allora, cosa c'è qui? Buonasera Alex, buonasera, benvenuto. Siamo qui a prendere le botte.
Fico, pensavo l'avessero fatto solo per il meme. No, no, la medusa Aurelia Aurita, che è questa, è proprio identica. Ed è quella. È abbastanza tipica perché la si riconosce dal fatto che sulla cupola c'è una specie di quadrifoglio. È fatta proprio così. Si vede un cazzo. Oh no, Aurelia. Galleria per il castello. Ok. E a questo punto però, permettetemi di andare a vedere cosa succede se vado dal ponte. Bello che posso saltare. Aia. Ciò non mi impedisce di prendere lo stesso, ma questo. Permettetemi di andare velocemente a vedere. Vabbè, questo, cioè, veramente è rimasto in piedi, non si sa per quale motivo. Così, per il meme davvero. No, vabbè. Cioè, questa cosa è, non è broken di più. Tra l'altro mi dà un sacco feels della weapon art dei Guardiani di Farro, di Dark Souls 3, che a me piace un sacco per quanto sia scenica e assolutamente inutile. Cioè, oddio, inutile no, però è che fai un gran pro trick che non ti serve a niente. Ah, lei vorrebbe venire a darmi una martellata in faccia. Ma non accadrà. Guanti d'arme da soldato di Godric. Wow. Perché non ho fatto venire giorno? Che non si vede un cazzo. Io devo stare così, praticamente. No, mistake. Mi attaccherà qualcuno su questo ponte? Secondo me sì, crollerà tutto. No, è già crollato, quindi basta, non lo facciamo crollare ulteriormente. Ricettario del guerriero nomade. Ah, ma noi possiamo andare di qua. E se andiamo giù? Possiamo tornare su? Perfetto. No, 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 dove vai, Torrent? Fermati! Dio! Allora, scegliamo la scala dritta o la scala tortuosa, come si chiama? Gollum. Porco cane, se cadevo facendo sta cosa qui, veramente. Scegliamo la scala tortuosa perché Torrent è caduto, senza chiederci il permesso è andato giù da solo per i cazzi suoi. Ma qui chi è che guida il cavallo? Io o si guida da solo? Ma che è sto posto? Basta Torrent, mi fai pigliare solo degli infarti. No! Se si butta. No, bravo. Muro tempestoso. Voilà. Allora, qua è chiuso. Oddio, mi ha dato un colpo. Sappi che ho appena rischiato la sincope. La mia parete del
del cuore si assottiglia di giorno in giorno, di live in live. Bene cosa, cioè. È questo l'affetto che provate per me? Volete uccidermi? Una povera vecchia? Svegliere. Oddio. Lisa innegabilmente ha fatto una stronzata a buttarsi di qui, però vogliamo capirlo fino a quando, che l'entità della stronzata. Perché fino adesso sono solo circondata degli animali, quindi per ora tutto bene. Voi spiegatemi perché Lisa ha rinunciato alla fantastica galleria che le era stata offerta per infilarsi sopra una mulattiera praticamente e rischiare di morire con i topi salterini che le indicano la via. E il lag che continua a imperare, mio Dio, basta, ti prego, gioco. Oh well. Wake up. Che bella vista che c'è da qui. Non fatemi guardare giù, per favore. No, 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 no. Diamo fuoco ai lupi. Mio Dio, perché non stavo guardando? Strano che non abbiano fatto già la patch per gli FPS. Credo che sarà una cosa... Ma io perché non mi sono curata? Porco di quel cane. Vabbè. È tardi per piangere sul latte versato. Io non vedo l'ora di vedere sto aggeggio comunque. Oggi il gioco ha patchato ma non so cosa. Sicuramente non gli FPS. Allora, facciamo una cosa. Perché non è cambiato nulla. Comunque ci sei andata vicina prima ai giganti. Lo so, però non... al mattino. Dunque, perché io vorrei vederci qualcosa in tutto questo? Vorrei comunque... Tornaci di notte. Ma io l'ho visto di giorno. Il gigante che ho visto, l'ho visto di giorno. Torrent, dobbiamo recuperare quello che abbiamo perso. Molto. Sì, ma c'ero di notte prima. Com'è che non è successo niente? Dopo ci torno. Mamma mia. E questo sarebbe già mattina. Vabbè. Per fortuna che ci hanno dato il cavallo, altrimenti... Mi ricorda che altezza erano i lupi. Cioè, è realistico comunque, perché cioè, se ci fosse la nebbia e il chiarore così del mattino... Più o meno sarebbe così, però insomma è abbastanza. La mia roba.
le mie cose. A guardarmi, non ho capito con cosa mi ha pigliato, cioè mi ha fatto boop con il naso, con il muso. È cessato immediatamente il vento. Oh mio Dio! Oddio! Cioè, screen immediato, immediato. No, forse così è più bella, più scenico. Madonna. Ma dove sono andata a finire? No, torno indietro. Torno indietro perché questa è un'altra area. Però che cazzo. Torno indietro perché l'obiettivo era andare nel castello. Però davvero, che bella visuale. Abbiamo capito che questa è la way giusta, quella della strada dritta, e non la strada tortuosa. Roger, scritto così. Se c'è lui, significa solo una cosa, signori. Che ho fatto una cazzata. Perché dovevo livellare prima. E perderemo tutto. Perderemo tutto adesso perché ho un sospetto. Arrivo giusto in tempo. No! No! Ma non può dire così. Perché Dio? Foul tarnished. In search. Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition.
Tanto io adesso lo guarderò e mi prenderò le botte, basta. Fatto. Vai Aurelia, aiutaci tu. Dove vai Market? Io no, non vado di supporto. No, ti prego non urlare. Io mi dovevo potenziare, Dio, perché? Beh, va bene. No, non va più bene. Non toccare Aurelia. Tanto avrà la seconda fase sicuramente. Figurati se non ce l'ha. Grazie. State prendendo in giro. Mi state prendendo in giro. Io sono a livello 28. Overleveled adesso. Guardate che io non ho livellato tanto, eh. Cioè, io ho l'armatura base e la spada del limiere. Buona. Overlocked. Oh, però una volta che ce la posso farne uno first try. Io mi aspettavo che avesse una seconda fase. Barbona, ma barbone sarai te. Porca troia, sì. Cioè, allora. Allora, l'ho visto l'oggetto che ti vende patches, lo volevo comprare, non avevo abbastanza rune, non avevo abbastanza rune. Sia una seconda fase in cui tira fuori un martello e fa dual wield. Io vi giuro, ero terrorizzata. Io lo so che in questo momento penserete che sono una merda, però... Cioè, oh, cosa devo fare? Oltretutto bellissima, me la andrò a vedere. No, vabbè, tocca levare. Ma come speedrun? No, Ruben, basta. Cioè, io sono confusa. Allora, facciamo una cosa. Visitiamo. Ci riposiamo mentre io... Ciao, Melina. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance.
I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Che devo fare? Melina, mi hai detto troppe cose, io in questo momento non sto capendo perché è successa una cosa. Very well. Let my hand rest upon you. Sì, va bene. Lasciati sfiorare. Signore, io... Vabbè. Sicuramente mi hai detto sì, Ruben, per mandarmi a fare... La rocca della tavola rotonda assetta. No, 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 no. Io non tocco proprio nessuno. Un patto di non aggressione proibisce i duelli. L'icona della tavola rotonda segnala quando la regola è in vigore. La rocca della tavola rotonda non appartiene a questo mondo. Può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. È accessibile anche tramite gli spostamenti sulla mappa. Ok. Ma chi è sta gente? Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Okay. Questa è ira di Ricoso. May the Golden Order shine through you. Sono molto confusa comunque riguardo quello che è successo prima, abbastanza. Ma chi è sta gente? Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Be sure to tell me if you meet her. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of the number of times about honestly. She's such a little... Io sono omega tiltato perché ho scelto l'hard mode scegliendo il profeta. Vedere che spidrannate i boss OP è deprimente. Ma ti giuro, no, no, Denno, ma no. Cioè, ma guardate che io non, cioè non pensavo di avere overlivellato, davvero. Cioè, anzi, pensavo di essere abbastanza indietro rispetto a voi. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. It is safe here. Okay. Immagino che di qua si esca. No, sei giusta per il punto in cui sei. Ma mi avete detto che l'ho scassato! Cioè, hai semplicemente combattuto bene. Cioè, allora. A onor del vero...
Io avevo visto che Patches vendeva questo oggetto che diceva immobilizza Margit bla 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 e non avevo le rune per comprarlo, quindi non l'ho comprato perché pensavo fosse qualcosa che ci sarebbe stato più avanti. Infatti, quando prima ho letto il nome ho fatto oddio, ma quindi serviva? E poi evidentemente non è servito. Ma sto posto. E questo che ha palesemente messo come... no, non vede errori. Cosa vuoi? Non vede errori. Questa non si apre. Oh well. Questa ne manco. Offre un globo cinereo che non penso di avere. Saetta runica? Se usata conferisce il beneficio di una runa maggiore equipaggiata. Frammento dell'anello ancestrale frantumato. Se nessuna runa maggiore è stata equipaggiata, incrementa leggermente i punti vita massimi. Si dice che sia l'arco inferiore dell'anello ancestrale a raccoglierne i doni, e questo non è un frammento. Permette di evocare automaticamente un cacciatore di un altro mondo per ottenere aiuto in caso di invasione. È uno dei codici mistici perduti. Ha trovato la pentola. Stasera proviamo ad andare a cercarla. Palese citazione al Signore degli Anelli, questa comunque. Anche questa, ma vabbè, signori, ma di cosa stiamo parlando? Chi lo indossa è in condizione di rispondere alle richieste di aiuto provenienti da altri mondi. Una volta evocato, ti presenterai in soccorso come cacciatore. Piastra nera vagamente seducente. Gli stregoni che le creano sono molto legati a esse. Incrementa gli slot di memoria. Ok, questa pietra a forma di striscia. Scimitarra, ascia da guerra. Questo è quello che abbiamo noi. Gli slot di memorizzazione qui non dipendono da una stat, ma dal pendaglio. Questo l'avevo letto. L'ho letto su Dark Souls Italia, che c'è una persona che l'ha chiesta e c'è uno che ha risposto semplicemente dicendo c'è un oggetto. Sacro sigillo della Vergine delle Leggi Dita catalizza gli incantesimi sacri. Arco, lancia, elmo di faro di un ignoto cavaliere. Onestamente non so se vale la pena investire in questo. Fa assumere a chi lo porta l'aspetto dell'ospite di dita. Ok. Uno degli strumenti rituali creati dai senza luce per ingannare gli invasori. Fa assumere a chi lo porta l'aspetto di un alleato evocato. Ok, questa è tutta roba che comprerò. Questa la compro istantaneamente. La compro subito. Perché così. E il resto poi ci pensiamo. Non ho globici neri, quindi nulla. E andiamo a vedere cosa c'è nelle altre stanze. Allora, io sono abbastanza... Sono abbastanza, come si dice? Combattuta dal fare quello che mi ha detto Ruben prima. Perché?
Perché, e questo non è colpa mia, ma c'è uno spoiler che mi sono fatta involontariamente, c'è qualcuno su Elden Ring Italia, eccetera, eccetera, il gruppo su Facebook, che ha detto di stare attenti a chi si va ad abbracciare in giro. E io, Ruben prima ha detto di andare ad abbracciare qualcuno. Io non so se... Your new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Duplicazione delle ceneri. Ecco, io mi chiedevo, ma come si fa? Come si fa se uno, per esempio, vuole mettere le ceneri da un'altra parte? Le duplichi, immagino, suppongo. Anche perché non so se le puoi togliere dopo che le hai messe. Le posso togliere, ok, questa è un'informazione I see interessante. you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Oh, poveraccio. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Al momento non posso potenziare niente di quello che ho, quindi... perché mi mancano i materiali. Non mi ricordo che cosa ci vuole per potenziare questa. Ma dimmeli cosa servono. Back already, no matter. Vabbè, non ti vendo niente perché... Andiamo a vedere chi c'è qua, che avevo visto che c'era qualcuno. Oh well. Hello there. L'ammazzo per sbaglio. Perché non riesco? Vabbè, tutte le volte salto perché mi sbaglio. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor detta and your così. stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a baldakin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Sì, vabbè. Non avevo dubbi. Tanto lei è Great Fia, la champion. compagna della morte. Powell. Well. Ma You che are bella sta very warm. scena. You're hot, cupcake. So what'll it be, man or woman? What you felt light up inside you was a baldakin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms.
as often as you need. Sì, ma non dire così, ti prego, perché... cioè, siamo rimasti praticamente spiaccicati tra le sue tette, detta come va detta. Va bene. Perfetto. Va bene. Allora, è comparso un simbolino che immagino sia un debuff di qualche tipo. Vorrei capire che cos'è. Però... vorrei capire che cos'è quel simbolino che è comparso. Già immagino le mod per aumentare. Il debuff ti toglie il 5% degli HP. Si rimuove usando l'oggetto che ti ha dato. Ho capito. Questo sostanzialmente. Consuma punti A per incrementare temporaneamente. Cioè questo? Grazie concessa da una compagna di morte. Protezione di un tempio nascosto. D'aspetto simile a un talamo. La grazia distrae brevemente dai dolori della carne. Solo la morte è la pace assoluta, libera dalle sensazioni. Cosa strana. Quindi usando questo mi va via. E se io la riabbraccio, la posso... cioè, riottengo questa cosa. Ma il fatto... di aver avuto questo debuff degli HP, che cosa comporta? Cioè, a parte ovviamente il fatto che ho meno HP. E cioè, mi ha dato qualche cosa positiva oppure no, non ha proprio... tutto questo parlare di morte, Fia, chiaramente... che io sappia no. Nel senso, non so se abbia una quest. Purtroppo questo, a meno di non spoilerarci, non lo possiamo sapere. Quindi... non lo so, per il momento me lo tengo. Poi... ma dal fatto che lei ti dice che tanto te lo puoi rimettere, mi fa pensare che non sia niente di... questa immagino che si aprirà. E diamo un attimo un'occhiata a quello che ci ha dato, a quello che abbiamo ottenuto dalla... dalla morte di Tizio. Era questo? No? Cos'è che ci ha dato? Non ci ha dato nulla, la boss fight. O sono io che sono stupida e non lo vedo in questo momento, ma... non mi sembra che mi abbia dato niente. Un nuovo slot. Ok. Per l'equivalente degli anelli. Quindi se io adesso volessi equipaggiare, potrei metterli... solo che in questo momento io non penso di avere degli equipaggiamenti... dei talismani utili. E non mi sembra di averlo. Faremo che livelliamo un po'. Perché mi faceva...
faceva schifo quel 9. Allora, ah, ok. E torniamo a vedere se sono i giganti. Io sono più confusa di voi. Oppure andiamo avanti da qui. Io andrei avanti, onestamente. Andrei avanti. Visto che è cominciata bene, siamo presi bene. Cioè, evidentemente sono presa bene, perché... sono sconvolta, comunque. Molto sconvolta. Cioè, sono contenta, ma sconvolta. Eccoci qua. Eccoci qua. Credo che anche questo deserve a screenshot. Più che altro per le copertine poi delle live. Potrei farlo anche dopo, but visto che siamo qui. Io ho sbagliato. Prova a tornare all'altare. L'altare? Non so perché, ma mi ricordo lo stile di Bloodborne. Vedi se... ah, giusto, 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 il cuore. Il cuore, cacchio. È vero. Ci andiamo subito. Grazie per avermelo ricordato. Ci andiamo subito. Mi ricordo lo stile di Bloodborne. Un po' di alcune zone. Un po'. Bisognava fare Margit. Rituale della comunione draconica. Ah, sì, immaginavo comunque. Immaginavo. Immaginavo che il rituale avrebbe portato una cosa di questo tipo. Però in ogni caso io non le potrei usare perché non ho... cioè, a meno che non metta dei punti anche in fede, poi in arcano, quindi per il momento possiamo lasciare stare. Tanto immagino che con un cuore di drago se ne possa fare uno, almeno di quelli lì, quindi... sì, beh, questo fa supporre che in Overworld ci siano altri draghi, maybe. Purtroppo me l'hanno già detto che ci sono degli altri draghi. Allora, io sono scesa, sono una stupida. Però... per l'anima dell'esplorazione andremo qui. Anche se non sto vedendo una ceppa. Non usa... no, no, ma non è i social, me l'ha detto Carlo. Me l'ha detto Carlo. Quindi non è colpa dei social. Perché mi ha detto, tanto non è l'unico drago, io, grazie Carlo. Dove sto andando? Ma perché? Ah, beh, ok, ok, va bene. Ci può stare. Dall'altra parte ci sarà la stessa cosa. Forse, maybe.
I see what you did there. Questo non ho ancora capito a che cosa serve. Vi giuro. Cos'è questo? Rivela i segni multigiocatore cooperativi e competitive. I segni cooperativi sono di colore dorato, mentre quelli competitivi sono rossi. Cioè, ti fa vedere semplicemente i segni di evocazione della gente. Basta. Cioè, basta, insomma. Qui è dove sono andata. È buona, direi. Entriamo da qualche parte. Mio Dio. Oh, ma te sei quello del... Oddio, decisioni difficili ci aspettano. Oh, buon Dio. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Non so se mi stai pigliando per il culo. Non so se mi devo fidare di una persona che è coperta di sangue. Però. Yes, that's the spirit. You're just, I pray. The guard, you'll slip. Yeah, you're just, I pray. Ho come l'impressione che non accadrà, però. State a vedere come cado. Oddio, ma io potrei saltare giù di là. E poi dove vado a finire? Fatemi fare un esperimento. No, vabbè. Mi fai volare giù per un minuto. Allora, immagino penna remigante, che tra l'altro è davvero un tipo di piuma degli uccelli. Sì, mi piace che ci siano queste cose effettivamente accurate scientificamente. Io spero che andremo su. Incazzate con la vita queste aquile. Di quel poco. Di quel poco. Non mi far volare giù il gioco, ti prego. Che ho solo appoggiato il controller. Please. Don't. Ok, immagino che stiamo tornando su e questa sarà la strada che noi avremmo fatto se fossimo passati lassù. Ma che cazzo.
cazzo. Mi sto prendendo un po' male. Dovrebbe sapere che ha dato l'idea di mettervi. No, 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 perché? Perché, Dio? Perché? Perché? Vabbè. Adesso sappiamo che ci sono i pennuti. Questo saltino qui mi mette un po' di ansietta, devo dire la verità. Bastarde. Mi avete fatto perdere. Dov'è? Ma che swing fanno tra l'altro? Allora, le altre stronze sono qua, immagino. Lo vedo, me ne rendo conto del fatto che siano dei pezzi di merda. Si vede abbastanza. Ma è che sono fatte apposta. Sono fatte apposta perché fanno uno swing stranissimo con quei rozzi che hanno attaccato. Adesso io arrivo in stealth e li apro in due come i cocomeri d'estate. Che io potrei anche saltare. Perché non salto? Ma perché io sicuramente non sono ancora entrata nel meccanismo che si può saltare. Ma Dio! No, aspetta, dov'è l'altro qua? Vieni. Ma muori. Muori, muori. Tra l'altro sono molto, molto carine. Cioè, fatte bene. Mi mette l'ansia quella che si è messa lì seduta su sui... Seduta, appollaiata su... Dai, vieni. Non così. Non così, nemmeno. Vabbè, mi hai beccato a poco di culo. Cioè, davvero. Ma... Davvero ci facciamo ammazzare delle... Vabbè. Vabbè. Sto zitta. Che meglio. È sicuramente colpa del debuff che ci ha dato la tizia, Fia, che ci ha abbracciati. È colpa sua. Nonostante sia stato bello metterle la testa, è sicuramente... colpa del suo debuff se siamo messi così. Se periamo malamente contro siffatti nemici. Vieni giù, Baldracca, dai. Vieni. No, io... Ma porca miseria. Io devo schivare un po' dopo. Poi soprattutto le devo prendere... No, davvero sono... Cioè, hanno il potenziale per diventare probabilmente i nemici più fastidiosi fino ad ora.
quella le si va addosso in stealth proprio così. Questa viene e la obliteriamo. All'ultimo bisogna schivare. Ok. Elisa pensava di aver capito, ma non aveva capito proprio niente. Invece di rimanere buggata nell'albero. Vieni, please. Io non vengo lì sulla sporgente. State a vedere che mentre mi metto qui, proprio qui sulla sporgenza, ne arriva un'altra. No. Grazie Miyazaki, perché dopo tutto non sei così cattivo, forse. Oh, un luogo di grazia. Io mi sono buttata senza nemmeno vedere se c'era effettivamente il signori, siamo carichi stasera. A balestra. Sono i cani dei Souls 2.0. Io penso che livelleremo un po' la vita, visto che siamo anche debuffati. Questa è stata una scelta orribile, io mi chiedo perché. Vabbè, immagino che ti sentirai un figo per aver fatto... Vabbè, vieni. No! Ormai cadevo giù. In 2000, mi raccomando, perché... Cosa ha fatto? E si comincia a prendere... Non voglio dire che cosa, perché poi passo per volgare. Ma il senso è, si comincia a prenderlo e anche un bel po'. Buon Dio, aiutatemi. Ma non è che posso usare Aurelia, tipo? Aurelia, please. Tanto mi vede quel Cristo che è lì. Mi vede, porco. No, ma spingimi giù, puttana galera. Dai, mo. Ma se m'ammazzi te che... Oh. Non li devo far fare quel colpo che ha fatto prima. Ecco, io vorrei riuscire a mettermi lo scudo, però. Perché ho come l'impressione che ci potrebbe aiutare molto. Oh well, no. No. Staremo senza. Forna per il momento. Poi vediamo. Ci avrei giurato, porco di quel cane. Infami. Ma questi? Ah, ok. Lo sapevo io che quel pezzo di merda era un pezzo di merda, perché questi qui, cioè, voglio dire, ci hanno attaccati. Allora. Non si vede niente. Oh well. Vabbè, la valigia. No. Aiuto. Artigli acuminati o artigli dei manichini di Dark Souls 2. Tra l'altro, una delle
degli abomini più, non so, mi mettevano una gran ansia. Mi hanno sempre messo una gran ansia, non so per quale motivo. Ma, pardon, se io volessi fare un po' di luce in tutto questo, la posso fare? No. Ehi, che cazzo gioco? Cioè, io... Per un attimo quel... come si chiama? Insomma, questa non mi viene in mente. Cos'è? Mi sembrava una ciclette. Come non farsi scoprire by Lisa? Tana galera, tana galera. Cioè, io le odio, tra l'altro, cioè, soffro di vertigini, io non voglio stare su un baratro a combattere. Che palle. Cioè, questa immagino che sia la punizione per aver fatto Margit first try, è questa? No, non lo seguirò, non lo seguirò. Venite qua, baldracche. Clown. Vieni. Vieni, vieni, vieni. Dov'è il tuo amico là che fa il turbinio di lame? Cosa ride, Denno? Ma cosa ride? Ma che ride? Ah no, Lisa, che dici? Che ho detto? È la punizione per la tartaruga. Ah, giusto. Pardon me, è vero, la tartaruga. Quella mi perseguiterà per tutta la run. Se volete potete fare i meme. Io di certo non ve lo impedirò. Io, cioè, smadonno però, eh. Cioè, ve lo dico. Il potere del roll è con noi! Oh, si è lodato. Freccia di Santa Trina. Run per la vita fino a Elden Ring 3. Cosa? Che succe? C'è qua su. Dov'è la prossima... Da che direzione sta per arrivare la prossima... Non voglio dire cosa, perché non voglio essere volgare. Quando meno te lo aspetti che la tartaruga tornerà a vendicarsi, o no? Ma sì, ma apriamo una cella buia nella quale non sappiamo che cosa ci sia.
prima o poi me lo ricordo, cioè me lo tengo a mente che posso saltare in sto gioco. Lisa, puttana miseria, sempre Lisa, non voglio essere volgare. Oh. No, che succede? Oddio, è la fine. È la fine! Ma io non ci vedo, tra l'altro. Vabbè, non, continuerò a non vederci. Sta roba cos'è? Cos'è? Clown. C'è un clown. Mamma mia, mi sta salvando solo sta spada, comunque ve lo volevo dire. Chiave arrugginita. Allora, questa cassa non la aprirò ora, perché ho avuto troppe esperienze negative con le casse, quindi questa rimarrà chiusa. Ci metto tipo un segnalino, perché noi lo possiamo fare, Miyazaki ci ha dato il permesso, quindi... Ci metterò un bellissimo segnalino, che lì c'è una... Ma, una cosa... Tante paranoie... No, no, non la apro! Vi giuro, non la apro. Non la apro perché se mi trollate io vado a finire in Uganda. Non in Uganda. In... Com'è che dice Seifer? In... Cosa dice Seifer? Ti ha colpito questa cosa? Ma chi la trolla? La chat troll. Allora, vi giuro che se finiamo da un'altra parte io chiudo la live. Cioè... Che clown. L'apro, va bene, l'apro. È in Botswana. È in Botswana. Oh. Talismano spada curva, che sicuramente servirà a noi. No, che cazzo. E... No, aspettate, devo togliere il segnalino. Come faccio a toglierlo? Ah, rimuovi. Basta. C'era pure scritto. Equipaggiamento. Potenzia i contrattacchi in difesa. E allora... E allora, signori. Che non li stiamo facendo, però. Colpo di torcia. Fantastico. Ma la chiave arrugginita, che serve? Apre una porta chiusa nel castello di Gran Tempesta. E... non vedo errori. Siamo qui per aiutare, ovviamente. Ormai stavo cadendo giù. Oh. Allora, quella immagino che fosse la porta chiusa. La famosa porta chiusa. But... Pugnale da lancio. È mai stata trollata dalla chat? Non mi sembra. Cioè, non in questo momento. Right now, no. Hai usato chiave arrugginita. Secondo me, se fossi passata dall'ingresso principale, mi avrebbero accolta con il gran pavese. Mi chiedo perché non l'ho fatto. Lei ha lasciato più brava, veritiera, veritiera. Ma un luogo di grazia qui è chiedere troppo. Oddio, 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 mi hai fatto pigliare un colpo. Bastardi. Ve ne approfittate che mi spavento facilmente. Stronzi. E vabbè.
Bello questo platforming time. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi sei? E lì ci si arriverà con il platforming time. Grasso incendiario che fa sempre comodo. Oh, I see. O meglio, penso di aver capito. Ma nemica ci arrivo io. Cioè, anche se salto mica ci arrivo. Adesso cado perché non vedo dove stanno i miei piedi. Elisa, che cazzo fai? E adesso siamo ufficialmente nella merda perché abbiamo finito le ampolle e sta arrivando qualcuno. Beh, oddio. Fungo. No, forse non siamo nella martello di pietra. E questo l'abbiamo preso. Allora, quello che mi piacerebbe prendere sarebbe... Ma guarda te, sti stronzi, dove stanno? Quello che mi piacerebbe prendere sarebbe l'oggettino qua sopra, ma io dubito che... Mi sa che dobbiamo andare su e fare un po' di platforming lassù. Ma come ci si arriva su? Non così. E per la terza volta saliamo. Allora, qui dove andiamo? Di qua, è l'unica way. Allora, tizio qua è morto. Qua ce n'è un altro, immagino. Zampa di gallina in salamoia argentata. Io ne ho trovata una dorata sulla spiaggia. Aumenta brevemente la scoperta di oggetti. Ah, ho capito. Ma non c'è una cosa tipo... che si possa creare sia duratura, non temporanea. Forse Patches la vendeva, tipo... No, Patches vendeva per fare questa. Cotone morbido. Luogo di grazia, please. Niente. Non ci vogliono fare... Wait, wait, wait.
Un pagliaccetto Lillo. Solo che noi non abbiamo per curarci. Vabbè che non abbiamo tante rune in effetti, quindi perderemo poco. Ma mi scoccia la strada che abbiamo fatto. C'è solo lui. Vanguard. Ascensore lì, mannaggia. E niente, si corre. Si corre senza proprio ritegno. Si corre sperando che mi facciano correre. Beh sì, poteva andare peggio. Tanto è tutto dritto adesso. Si ammazzeranno presumibilmente tra loro. Sto pagliaccio. Non m'ha visto? Seriously? Grazie. Grazie PC per il lag. Perché... cadi bro, cadi, c'è un buco davanti a te, dai. Ma guarda te, stava insieme con lo sputo quel tizio praticamente. Scusate se sto urlando, ma certe cose mi fanno urlare male. Ma Lisa, ma tu urli sempre. Non è vero. Allora, non si vede una favas. Quindi io deduco di non poterci fare niente con questo ascensore. Log di grazia, please. Il meccanismo non si muove. Parkour. Ma chi c'è qua? Log di grazia. Il meccanismo non si muove. E dove? Vabbè. Grazia perduta scoperta. Allora. Ci sediamo tanto, direi che va bene.
Non possiamo livellare nulla, quindi staremo così. Oh my fucking god. Le baldracche che pensa che non le abbia viste. Allora, prima di andare dalla via dei pennuti, io vorrei capire cosa succede se vado qua su. Stai scherzando, gioco? Sì. Okay. Per un attimo ho pensato che ci fosse da fare una sessione di parkour estrema, poi ho realizzato. Evidentemente la soluzione è questa. Forse. No, il giro l'abbiamo già fatto, mi pare. Quindi non è questa la soluzione. E dove devo passare? Ah, grazie, grazie per la sub, Alex. Ciao, ciao. Anzi, grazie per essere passato. Grazie mille. Mi sa che passo qua sopra io. No, vabbè, no. Sono appena tornato dal Gloomhaven, lascio la sub e vado a Nan. Spero che sia andata bene la partita di Gloomhaven. Come sta andando? Come sta andando la campagna? Ah, ok. Qua? Mi butto. Questa sera penso che sia successa una cosa che non ha... come si dice? Ha pochi precedenti. Ovvero che ho fatto un boss first try senza conoscerlo. Questo ha dell'incredibile, dell'inusitato. Guarda lì ste baldracchine. No! Ma si può andare qui? Ma che cazzo? No, vabbè che poi penso che si potesse fare anche da qui. Sì. Ma guarda. Adesso capisco perché ci sono. Qua mi segno che c'è qualcosa, così poi ci torno.
no, non è che mi sta entusiasmando mo. Scusatemi un attimo. Era questo il suono che sentivo, ma non riesco a capire che uccello sia. Periremo male. Non riesco a capire come fa a schivare. Cioè, no, allora, non penso di stare... Sonnellino a gambe incrociate. Cioè, quando ti vuoi effettivamente distruggere le gambe e allora ti metti seduto così. Quella è la traduzione. Literally. Allora, quel corpo... Ma mi ammazzo se cado di qua. Secondo me sì. No, non rischiamo. Mi sa che ho sbagliato. Hop hop. Figata sta attacco che fanno loro. Cioè, da prendersi in faccia no, per niente. Però è una figata. È davvero bello. Cioè, a parte proprio l'animazione. Castello ho come l'impressione che sia enorme.
Ma dici sto rock, sto che qua giù? Cioè, sto rosso che è qua giù è tipo quello che ci ha attaccato all'inizio, il boss proprio iniziale. Ad un tratto si finisce in blood. Oddio. Salve, buon uomo, io sono un po' messa male. E tra l'altro... sto anche perdendo. Non so bene come dire. E probabilmente lei mi farà la pelle. Perché non parte il riposto? Perché? Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Ma dai! Ma che... Cioè... Questi modi che ti danno per attraversare degli ostacoli che normalmente uno non avrebbe potuto attraversare mi piacciono un sacco. Luogo di grazia, please. Anche se penso che quello in cui ero prima fosse abbastanza... Finiamo catapultati da qualche parte? Tanto più persi di così. Velo mimetico. È un equipaggiamento? No. Consumo punti A per trasfigurare l'esecutore in un oggetto. Ah, ho capito. Figo, figo. È come il coso, il ramo. Quindi... Oddio. Vabbè, qua moriremo perché sono stupida e non mi metto lo scudo. A meno che io non faccia così. Mi dispiace la lentezza con cui probabilmente sto esplorando, però è che... Non si apre da questo lato, wonderful. Ok, qua si va dall'abominio. No, però lei le bombe non me le può tirare, nella mia condizione. Okay. Mi guardi un secondo. Carne pregiata. Oddio. Porca miseria. Allora, laggiù messi così non ci andiamo. Quindi cosa possiamo fare? Torniamo su dove c'era quel gigante appeso, quella visione assolutamente atroce. Che però c'erano dei cani. E io penso che i cani, se cado, saranno la nostra fine, però... Cioè, era talmente chiamata questa cosa che... Merda. È confusionare il castello, no? Sembra stratosferico. Stratosferico. E io vi giuro, non mi ricordo che strada ho fatto. Non mi ricordo. Cioè, la mia roba è qui in realtà, quindi potrei anche segnarla, però...
sapete tutti, sapete voi, come lo so io, che mi perderò nel tentativo di... Allora, laggiù ci sono i due clown che ho sconfitto prima. Come ho fatto ad arrivarci lì? Cavolo, io vorrei capire sto ascensore. Come cacchio faccio a portarlo su? Perché se cado mi ammazzo sicuramente. Ah, sono passata di qua, è vero. Sono passata di qua. Qua c'era il pennuto. Vabbè, ormai vi siete svegliati tutti. Wake up, wake up. Oddio, ma quello non c'era. No, no, oddio. Perderemo quello che abbiamo lasciato indietro. È abbastanza chiaro. Ma che ti calci? Cappuccio da esule. Allora, dunque, mi sono buttata qua. Poi qua. Poi qui. Qui penso di non morire se mi butto. Ok. E poi mi sono buttata qua. No, lui l'ho ammazzato, ma non sono andata di qua. Ah, mi sono infilata qua. È tempo di prenderci la nostra rivincita contro l'abominio che ci ha presumibilmente ucciso all'inizio gioco. Anche se prima vorrei prendere la mia roba. Cani fatti di amianto, tipo indistruttibile. Promemoria delle crisalidi. Che le crisalidi sono quello di cui ci aveva parlato la tizia della capanna. Oh signore. Promemoria lasciata dalle crisalidi sacrificate in nome degli innesti, un fermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso su cui si intravedono macchie di sangue. Spiriti evanescenti cercano di trasmettere un messaggio, ma nessuno può sentire la loro voce. Signore del cielo, signori Dio. Siamo io soli, io e te. Se ti posso dare un consiglio, mi dica Shiver, mi sposto in una zona sicura. Mi dica. Cerca di procurarti un arco. Ci stavo pensando anch'io. Infatti dopo farò una cernita dei vari mercanti, barra fabbri, e vado a prendermi un arco. Perché in Bland poter approcciare nemici dalla distanza ti cambia il game. Di solito io non apprezzo particolarmente utilizzare gli archi, però ci stavo pensando da un po'.
Mi sembra che il mercante sulla spiaggia ti venda un arco corto. Ma anche il fabbro, forse, della tavola rotonda te lo vende. In realtà, mi sembra di averne visto uno. Sì, vabbè, gioco. Ma se io faccio questo, tipo... Ma che... Cosa sta facendo? Sto ammazzando, ti prego. Vabbè. Gli attacchi che fa velocissimi mi piacciono un sacco. Avevo visto bene. Ha delle piume di pavone sopra. Ma che cazzo? Ma perché? Perché ha delle piume di pavone? E di nuovo torniamo a farci il girello. Tanto moriremo più e più volte. Sia nel tentativo di fare il tragitto, sia nel tentativo di... Allora io adesso faccio così. Me ne frego. Tanto voi... Dai, però, Dio, Dio! E abbiamo perso quello che avevamo. Ce ne faremo una ragione. Tanto era poca roba. E io voglio di nuovo vedere quell'orrore. Sono sbagliata perché... ecco perché ho sbagliato. Ho fatto il salto dalla parte sbagliata. Cioè, il poter saltare così, cioè, è qualcosa che... Pensare di metterlo tipo in Dark Souls 3, eccetera, eccetera... Giù non ci vado più. Vabbè, cavolo di merda, no? È che mi serve per l'abominio, non voglio sprecarlo per te.
facciamo una cosa o ne facciamo, o non ne facciamo due e mezzo, cioè una e mezzo, una cosa alla volta. Prima l'abominio con le come si dice, le piume di pavone. Dai, però, figlio di, non voglio dire cosa. Non voglio volare giù. Magari io poi sto facendo pure la strada più difficile. Se io andassi dove stanno quei due là, dalla scala, eccetera, eccetera, magari. Ma è che ormai ho visto l'abominio, lo voglio fare. Evasion 100%. Venga. Allora, o salto con tempismo lì da non a cacchio. Io stacco, gente. Buonanotte. Grazie, Shiver, per essere stato fino adesso. Grazie mille. Grazie anche del consiglio. Ho quasi paura a chiedere che cosa ci facciano questi qui. E cosa facciano, effettivamente. Bene, c'è un costo di grazia qui. Non credo, però. Ok. Immagino che sia lo standard del leone. Allora. Non posso creare oggetti perché mi ha visto. Non posso nemmeno evocare. Ma vabbè, vabbè, con lo scudo l'ho sprecato. Aia. Non so se ce la faremo, sarà molto difficile. Perché? Perché gliel'ho fatta così con lo scudo? Oddio.
su parte. Vabbè. Vabbè. Non so se noi riusciamo a farlo adesso, a meno di prenderci ovviamente un arco o qualche altra cosa. Cioè, sicuramente se la smetto di inciampare. Io ci sono, ma sono in lurk che sto giocando. No, ma non preoccuparti, tanto io adesso sono un attimo bloccata qua, quindi... Allora, mi verrebbe da provare quasi quasi a fare sta cosa. Non credo che cambi granché, in realtà. Ma proviamo, sperimentiamo, vediamo cosa succede. Wow, cambiato molto. È che ci metto un casino ad arrivarci lì. E tra l'altro prendo anche le botte da quelli... Ma io mi chiedo... Se non sono morta qui, moriremo qui. Assolutamente no. E porca la pupazza, se ho fatto bene. Porca la pupazza. Ho fatto benissimo. Pietra da forgiatura funebre. Oh, ma ci possiamo potenziare. Allora, questa è una catacomba 100-100. Oh, no, no, no. C'è da metterci la spadina. E vabbè, gliela mettiamo, però non ci andiamo adesso. Io adesso voglio ammazzare sto orrore. Voglio ammazzare sto orrore. Capisco perché continuo a prenderle. Non so come ho fatto a non evitare. Sì, vabbè, poi una fetta di culo, come si suol dire. Madonna che belle però che sono. Cioè le animazioni di quegli attacchi sono bellissime. Ce la faccio davvero. Se non fai lo stronzo. Dai. Mi sembra che ne avessi una di pietre di funere. Ci riprovo, poi se non l'ammazzo stavolta andiamo avanti, perché non si può rimanere bloccati. Bestemmia time. No, questa volta è stato veramente fastidioso, ma considerato che ho visto che mi posso buttare tranquillamente, faremo così. Perché io pensavo di morire da quell'altezza lì, quindi non mi sono buttata per quello. Considerato che adesso sappiamo che non moriamo, la facciamo molto più facile. In realtà ci avrei dovuto pensare un po' prima, ma porco Dio. Cioè, vabbè, grazie gioco, perché veramente, cioè, scusatemi per il porcone.
Ma ci stava tutto, scusatemi. Non hai visto, Dan? No. Non hai visto cosa è successo. Unfollow. Addirittura? Mamma mia. Ah, sto pezzo di merda. Vieni, vieni, vieni. Non le recupero neanche quelle rune, a sfregio. Don't. Dio santissimo del cielo. Questi nemici sono qualcosa di atroce. Via sto tavolo che non ci serve. Ma la cosa più atroce è che, siccome ho paura di morire, non me lo sto neanche guardando come ha fatto. Mi dispiace per quello. Lisa un'ora fa, non voglio essere volgare. Lisa Mosconi. No, scusatemi davvero, scusatemi. Bisogna che mi tenga un po'. Boli tampone. Non mi fate dire quello che sto pensando adesso, per favore. Allora. Eccolo, l'ascensore di merda. Ti venga un... Bene. No? Non è lui? Ah no, giusto, è già giù. È giù? Sì, ok. No, ve lo dico solo perché stavo per porconare. Se fossi caduta avrei porconato di nuovo. Dove siamo? Beh! Shortcut. Allora. Che ora abbiamo fatto? Allora, continuiamo ancora per un quarto d'ora. Poi buona. E in realtà sarebbe cosa buona e giusta andare a comprarci quest'arco. Assolutamente, cosa buona e giusta. Andiamo dal fabbrino. Così vediamo se possiamo potenziare anche lo spadone lì. Dunque. Ah, ma io non sono andata giù di qua. Ma non sono andata giù di qua. Ma si può aprire tutto ciò? Ovviamente no. Ovviamente sì. Vabbè, ma che è? Ah, giusto, le ho finite. Spero che non ci teleporteremo da qualche parte. Grazie. Balestra nera di Cripus, dardo della chiave nera. Causa marcescenza scarlatta. A
Apparteneva a Kripus, servitore delle due dita, che agiva nell'ombra della tavola rotonda come capo confessore. Spingi via il nemico con un calcio alto, utile contro gli avversari chiusi in difesa, poiché permette di sbilanciarli. Sveleremo i segreti della zona che c'è più avanti in un altro momento. I took you for dead, no matter, it's all out of your own. No, lui non li vende. Allora da chi è che l'avevo visto? Da chi è che l'avevo visto l'arco? So che gli abbiamo parlato di recente, quindi... What the fuck? Dov'è l'ingresso? Vediamo se lui... Vabbè, quello iniziale ce l'avrà avuto sicuramente l'arco, però... Questo mi stava più simpatico in questo momento. You again? I don't want any trouble. Sì, ma stai calmo. Arco corto. Avrei preferito l'arco lungo, però non mi ricordo chi è che lo vende. Chi lo vende? Diamine che lo vende Patches. Patches, aiutaci tu. Lasciami andare da Patches. Hello again. Welcome to Patches Imp. Yeah, I had them. Now they're all suppliers. I mean, they did it hardly. They're all foot soldiers, work to sì, è sicuramente così, Patches. Non ce l'ha lui. Chi ce l'aveva allora? Non riesco a ricordarmi chi altri avesse l'arco da vendere. Bro, sei la mia ultima speranza. Wait. Well, you're back. The howl of a wolf. I suppose he must still be skulking about. I know. Next time you hear the wolves howl, oh, don't fret. I just have an inkling. Non ce l'ha lui, però ci ha appena detto una cosa interessantissima.
ci ha appena detto che se sentiamo l'ululato del... Ah sì, well, dove sono finita teletrasportata l'altro giorno, DigiWorld letteralmente. Se sentiamo l'ululato del lupo lì, dobbiamo far quel segnale. Allora, io in realtà mi ritengo abbastanza soddisfatta per stasera, nonostante abbiamo fatto solamente un boss di trama, perché comunque abbiamo girellato nel castello, mi pare che abbiamo visto qualcosa. Immagino che tutta questa roba qui sia il castello, quindi siamo ben lungi dall'averlo visto completamente. Però sono lo stesso contenta di quello che abbiamo fatto stasera. E quindi mi sa che possiamo finire qui. Finiamo qui per stasera. E per le prossime live vi faccio sempre sapere, vi aggiorno io tramite Instagram, eccetera, eccetera. E grazie mille a chi è stato stasera, chi è venuto in chat anche solo a salutare. Buonanotte a tutti e alla prossima. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!